Ciao ragazzi, ciao a tutti ragazzi. Questa me la posso togliere perché ho visto che si sente. È da un pochino che non facciamo in realtà live. L'assenza è giustificata, cioè, sono successe un po' di cose. Come avrete sicuramente notato il nome, vabbè, ma tolgo però perché non se ne serve a niente. Il nome del canale è cambiato e c'è solamente il mio nickname storico. Scusate per i capelli di merda, però tipo non mi sono pettinato bene. Vabbè, comunque. Quindi c'è il mio nickname storico, non c'è più Crazy, non c'è più Crazy 2, non c'è più Crazy Channel, non c'è più niente di tutto ciò. C'è stato un cambiamento. Sono successe delle cosette tra i membri del canale, non solamente io e l'altro gestore, ma anche un'altra persona che ci stava dietro. Comunque farò uscire un video più approfondito o meno approfondito nei prossimi giorni, perciò non vi preoccupate. Si torna in auge, si torna al lavoro e possibilmente questa volta da solo. Senza limitazioni, quindi porterò tante cose. Non sto dicendo che sarò più presente sul canale perché anch'io ormai ho i miei impegni, per dire vado all'università, quindi un po' di robe da fare ce le ho. Niente. Cercherò di portare più contenuto, meglio distribuito nel tempo, quindi non ci saranno le live ogni settimana. Ma diciamo, non ci saranno le live ogni settimana, però cercherò di portare più cose in un periodo di tempo un pochino più grande, quindi non mi fermerò più solamente sul gaming, che era anche, diciamo, il volere principale che voleva l'altro membro, quindi non più solo e solamente gaming, ma anche altri topic. Quindi vedrete più live tipo questa qui, quindi in cui farò una specie di reaction, parlerò di argomenti del momento, insomma, non lo so, porterò altri contenuti anche per esempio rivolti al cazzeggio più totale, come può essere, dato che io all'università faccio lingue, certe volte mi capita di studiare, studicchiare, diciamo, utilizzando alcuni programmi tipo Duolingo e cose così. A me piacerebbe portare, ma proprio così, una live senza impegno di me che faccio robe con Duolingo, insomma, queste cose qua sono live potenzialmente inutili, che comunque sono contenuto. E al posto di tenere il canale fermo, come è stato per praticamente tutto il mese di novembre quasi, porto una cosa, qualcosa del genere, magari lo tengo attivo. Ma comunque, basta parlare di cose tristi, cambiamenti e minchiate varie. Oggi sono qui per rimettere un po' di vita, ridare un po' di vita a questo canale che era un po' mortino, anche se per poco tempo in realtà, quindi. Cioè, insomma, di solito un canale si dice morto quando non vengono postati video su di esso da mesi e mesi. Però, essendo il nostro, anzi, ormai posso dire il mio, un canale piccolo, se non lo mantiene attivo muore subito. Perciò, ricominciamo subito con una live a sforzo zero. Più che altro sto dicendo. Cioè, Bobby è un pochino storto, ok. Più che altro sto dicendo che è a sforzo zero perché essendo che ora sono da solo nella gestione, devo ancora cambiare un po' di cose. Per esempio il nome dei punti non è cambiato, il nome delle ricompense mi pare un attimo che controllo. Ci sono alcune ricompense che ci sono, che effettivamente sono ancora collegate a quello che era il canale vecchio, pure il nome dei punti, insomma, queste cose qua. Queste cose ancora devono essere cambiate, quindi vabbè, comunque. Oggi non voglio parlare di cambiamenti e cose, non tanto. Andiamo alla diretta vera e propria. Mi metto le cuffie. Ok. Allora, cosa voglio fare oggi? Voglio fare una bella reaction, come ai vecchi tempi, alle tendenze. Ma così, per vedere effettivamente cosa c'è ultimamente su.
internet, mi devo mettere un pochino la cuffia così perché ci cioè, devo sentire, perché tipo a volte urlo e non si nota. Cambio pure un pochino la luce perché sono tipo sparato, aspetta. No, ok, perfetto. Unghio time. Ma comunque, allora. Un attimo qui metto la visuale giusta. Ok. Allora, vediamo se si sente tutto. Magari si è dimenticato qualche cosa. No, ok, perfetto. Allora, siamo in una scheda in incognito. Non so, non ho fatto l'accesso. E quello che volevo vedere io oggi erano appunto le tendenze. Vediamo cosa c'è sulle tendenze di YouTube Italia. Tra l'altro possiamo vedere giusto la pagina consigliati generale di YouTube in cui ci sono video di calcio, Fiorentina, cose, musica. E un episodio dei Griffin con la mappa italiana qui con dato di bandiera messa in verticale tipo Ungheria e una con le minnone. Beh, che dire, interessante. Ma comunque andiamo sulle tendenze. Tendenze ora. Mi pare che queste qua siano quelle generali. Sì. Vediamo. Apriremo un po' di video di ogni categoria. Giusto per vedere effettivamente cosa c'è di cringe e non cringe. E basta, alla fine la live sarà solamente su questo. Comunque, allora, dobbiamo trovare cose cringe, proprio le cose che effettivamente tu vedi in tendenza, ma che dici, come cazzo ci sono finite in tendenza? Oh mio Dio, c'è Golden Jumpy! Ah! Vabbè, mettiamolo subito perché ormai su questo canale ci siamo abituati e affezionati a Golden Jumpy. Un saluto a Giampiero d'Oro. Poi, Shiva non lo metteremo manco per il cazzo. God of War mi secca. Super Mario, McDonald's. Che cazzo è? Vabbè. Questo qua lo guardiamo subito, sperando che non sia bannabile. Macio Capatonda, grande. Islanda, questo qua mi interessa, però lo guarderò in privato perché non è cringe, io sto cercando il cringe. Ho battuto il campione in Pokémon Scarlatto. Ma come cazzo ti chiamano così i Pokémon ora? C'è cioè, Pokémon Violetto, Pokémon Scarlatto. Ma tornare a utilizzare quelli normali, rosso, marroncino, ma manco marroncino, marrone, cose così. No, vabbè. Film Direct, ne. Tu cosa usi per editare le tue labbra? Non lo posso dire. Vabbè, Ciccio Gamer, Alex Theory ci ha ingannato? Non lo so. Moneyball Battle, no? Ragazzi, è finita. È finita, piangete. Oh, mi uccidi. Forza Juve. Ok. Ma stranamente non c'è tutto sto cringe. Almeno in questa sezione. Andiamo a vedere musica. Anzi, no, perché se no mi danno il copyright. Andiamo a vedere giochi. Stavo morendo. Huggy Wuggy mangia le persone. Ma ancora va di moda sto pupazzo qua. Huggy Wuggy. Ma non era tipo una cosa che andava in tendenze solamente d'estate? Com'è che tornò? O magari non sarei mai uscito che non me ne sono reso conto. Guardiamolo. La nuova Deathrun da 200 livelli su Fortnite. Ai ai ai, Fortnite mi fa veramente male ancora Fortnite ai giorni d'oggi. Vabbè, Zano sempre in tendenza ormai. Divento un cannone umano. Ah, vabbè. Questa cosa letta da due tipi di persone differenti fa un effetto diverso. Se lo legge un bambino dice: ah, che bello, divento una persona che si spara. No, aspetta, detto da un bambino sembra letteralmente una persona che effettivamente tipo viene sparata da un cannone, quindi la persona diventa letteralmente la palla di cannone. Invece, vabbè, se lo legge un fattone, divento un cannone umano. Non voglio pensare cosa possa uscire dalla sua mente. Ma comunque andiamo avanti. Sbreezer poliziotta sexy. Sbreezer, ragazzi, Sbreezer. Appena arriviamo a questo video vi racconto pure un aneddoto su Sbreezer. Come diventare ricchi con pochi Robux su Roblox. Sta minchia, vediamo. No, in realtà non mi interessa questo qua. Ah! Tearless Raptor ormai lo vedo quasi sempre. Questo l'ho visto. Questo qua, tra l'altro, vabbè, niente, poi vi racconto. Dario Moccia. Anzi, Bugozzi Studios, scusatemi. Cos'è Lorenzist? Ma non è Cap questo? O magari mi sbaglio. Non lo so, vediamo. Sì,
Smentisco 10 10 miti famosi su Project Playtime. Va bene. Cosa c'è nel buco dei super cattivi? Che sai? Ah, nel buco. Nel buco nero dei super cattivi. Non lo so, andiamo a vedere. Ai ai ai. Scopriamo. Vabbè, questo non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. Che cazzo è sta cosa? Perché è così? Vabbè. Baby Maxino e Gigino vs Stumble Guys Horror. Vabbè, sfida tra bambini paurosa. Ok, prova a non ridere, vabbè, Poldo, dai, Poldo mi sta molto simpatico, Poldo. Giro la nuova ruota cibernetica su Stumble Guys. Vediamolo. Bugatti Evolution, vabbè, sti cazzi. Plague Inside è simpaticissimo. Voglio dare un bacetto a Raiden. Fate di questa informazione quel che volete. Dove sono scomparsi i miei amici? È la stessa domanda che mi sto facendo io negli ultimi giorni. Vabbè. Diventa un ragno per vincere. Insect Evolution. Ma che cazzo è? Questo l'apro per vedere tipo 5 secondi perché voglio aprire un attimo sto gioco. Logica de Minecraft. De. Qualcuno dice che comunque questo video non è italiano, però. Ho speso 300 euro in un minuto e sti cazzi. Team, ci penso io, 31 a 0, finale senza senso. Mamma mia. Vabbè, cazzate, meme con template strani, Ciccio Gamer che si litiga di nuovo con Blur. Mangio pizza per ogni gol subito da Christian. Fosse per me, vabbè. Applichiamo. Apriamo 30 pack, sti cazzi, Maratona Warzone, questa qua. Ah, backstage, ok. Grembold spiega cosa è successo con il Masseo e... Va bene. Corea. Anton Van Gay. Divento un coreano pazzo per Kim. Chi Kim? Quale Kim? Aspetta. Ora vediamo. Comunque, film. Vediamo film. Vabbè, sono clip tipo queste qua, no? Ah, vabbè. Aiuto Jojo. Vabbè. Allora, stranamente. Anche se sembra che io stia per dire tutto il contrario, stranamente c'è meno cringe di quanto mi aspettassi sulle tendenze settimanali per stavolta. Un attimo, devo togliere qua una cosa. Ok. Allora, fatemi mettere una roba qua. Mi è caduto il telefono. Allora, vaffanculo, lo tengo così. Queste qua. Aspetta, Golden, un attimo. Signor Giampiero, un secondo per favore. Allora, sistemo microfono. Prendo la mia ottima Monster verde. In realtà mi fa cacare, però è l'unica che avevo trovato. E basta, direi di cominciare. Ricominciamo. Queste qua non sono delle cuffie. Allora, questo cosetto va messo sotto il telefono e questo invece lo attacchi qui. E semplicemente avviando una registrazione, il tuo audio passerà da così a così. Molto meglio. Inoltre c'è anche... Vabbè, che ho un microfono allora, non... Jumpy, come fa? Già mi si dio questi contenuti, non li sopporto. Reagiamo al trailer di Poppy Playtime capitolo 3. Ma sono solamente io o l'audio sembra un po' ritardato? L'audio. Guardate il video perché sembra che tipo il video arrivi... No, beh, sembra che l'audio arrivi prima del video, ascoltate. Reagiamo al trailer di Poppy Playtime capitolo 3. Boh, magari sono io, vabbè. È stato rilasciato da pochi giorni e possiamo vedere un sacco di nuovi dettagli. Prima di tutto che la squadra di player non è più uno solo, ma sono tanti. E hanno un vestito tipo Among Us. Vabbè, dai, per favore, dai, Lion, mi stai molto simpatico, però, per favore. Vabbè. Tra l'altro, Primo prima su guardiamo il trailer tendenze. così veloce come capita, poi dopo riguarderemo tutti i dettagli per capirli bene. C'è un pupazzo di Aghiwaghi qui e lo prendono. Forse il loro compito è raccogliere tutti. Ah! Urr. Qui. E lo prendono. Forse il loro compito è raccogliere tutti. Ah! Urca Ai miseria, ai ai. quindi è vero! Oh.
Oh, anche i giocattoli sono vivi. Fighi. E sanguinano. Poi vedremo bene tutti. Come mi è venuta questa idea? Di quanti dettagli, perché qui mi sa che ci avevo visto giusto io, eh? Quando giocavamo il gioco e io cercavo le tracce di sangue. Oddio! Beh, giustamente c'è anche quello grande. Oh, 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 che figata! Oh, Huggy Wuggy! Oh, quanto sei grande! Quindi è ambientato prima. Cosa? Yaggy Waggy, quanto sei grande. Riascoltate questa scena ad occhi chiusi, per favore. Che quello grande. Dio. Beh, giustamente c'è anche quello grande. Che figata. Oh, Huggy Wuggy. Quanto sei grande. Quindi è ambientato. Vabbè, andiamo avanti. Prima rispetto al capitolo precedente. Perché nel capitolo precedente Huggy Wuggy così non c'è più. Viene distrutto alla fine del primo capitolo di Poppy Playtime. Però è anche la prima volta che vediamo il player, il giocatore, come è fatto. E con questa tuta di vari colori. E c'è anche Mommy. E c'è la train station dove ci sono tutti i treni, no? E uno di loro è riuscito a salvarsi. E invece no. Entrando dentro un treno che a quanto pare è acceso, funziona. Che cos'è quella scatola dietro di lui? Sembra uno di quei... Sai dove giri la manovella, c'è il pupazzo a... E infatti mi sa che questo è il nuovo mostro, eh. Preparate gli occhi perché qua... Sai che succede qualcosa di brutto, secondo me. Vediamo. Oh. No. È spuntato un Samsung selvatico durante il trailer. Allora sapete cosa facciamo? Niente, andiamo avanti. Perché questa cosa mi sta cringiando. Comunque, allora, vediamo prima il video. Stai zitto, vediamo prima il video, poi vi racconto un aneddoto su Sbreezer. In arresto, Sbreezer, hold on. Please, non mi tocchi! Adesso you're mine. No! Andate a vedere gli ultimi video. Enjoy. Peter, ma che cazzo stai facendo? Ma cosa sono ste cose? Devo rivederlo, scusa. Sei in arresto, Sbreezer, hold on. Sei in arresto, Sbreezer, hold on. Please, non mi tocchi! Che sembra tipo Massimo Boldi. Please, non mi tocchi! Adesso you're mine. No! Si sente l'altro lato l'eco della... Ma... Ma poi da sta inquadratura pure tu. No, con quella. Vabbè, dai. Andate a vedere gli ultimi video. No, vabbè, comunque vi racconto sta cosa su Sbreezer. Praticamente Sbreezer, non ricordo come si chiami veramente, cioè non ricordo il suo vero nome. Andava dove andavo io a scuola. Faceva la mia scuola. Non ho idea di dove cazzo sia finito. Non ho capito se effettivamente ha cambiato scuola, classe, cosa così. Io ricordo che fino a quando io andavo in seconda superiore lo vedevo ogni volta uscire, andava davanti al... Vabbè, tanto ormai lo posso dire, non ci vado più. Andavo all'ITI Vittorio Emanuele III qui a Palermo, che è un'industriale a Palermo in cui... È un'industriale qui a Palermo in cui tra l'ora di informatica e l'ora di sistemi e reti c'è rapina... lezione di scasso, furto ai vecchietti, insomma insomma c'era sempre qualcosa da fare, diciamo così. E praticamente ogni volta che... Perché il video è diventato nero? Vabbè. Ogni volta che uscivo da scuola verso, non lo so, fino alla fine della seconda superiore, penso che lui abbia tipo un anno in più di me, quindi teoricamente lui andava in terza, no? Che fa? Praticamente uscivo e lo vedevo là davanti, sempre davanti al bar mentre aspettava, faceva cose, eh? E niente, una volta l'ho salutato, e lui, con questa faccia, tipo, mi ha guardato così, indifferente, vabbè, niente. Fatto sta che ogni volta questa cosa, quando la racconto, pur non essendo qualcosa di chissà quanto... speciale, perché ho solamente detto che andava nella mia scuola, ma niente di che. Ogni volta fa, vabbè, non ci credo, dai, smettila. Vabbè, che vi devo dire? Mi dispiace. Comunque, ma che cazzo stai facendo? Che sono sti contenuti? Io vedo che è da... Scusate un attimo. È da un bel po' che... Va bene. È da un bel po' che fa...
cose di questo genere probabilmente funzionano, però non le capisco, non le sopporto, non lo so perché. Io lo seguivo quando andavo io alle medie, quando andavo in seconda media lo seguivo. E quindi c'erano contenuti che guardavo, erano divertenti, ma erano dei contenuti bellini. Questi qua che fa ora? Spreezer, ma che stai a fa? Mi verrebbe da dire. Appuntamento al buio su Minecraft. Cringe. Zoe piange per la Spreezer... No, aspetta, Zoe... Vabbè, so parecchio. Zoe piange per Spreezer crash su Minecraft. La poliziotta sexy immobilizza su Minecraft. Fa tutto su Minecraft. Vengo adottato da una famiglia di cattivi su Minecraft. Tanto D scritto con la D grande e la I piccola. Una poliziotta sexy mi arresta su Minecraft. Spreezer ha gli occhi realistici Minecraft. Spreezer è stato calpestato Minecraft. Cioè, ma che cazzo è questa cosa? La mia bulla è senza vestiti per casa. Famiglia di Minecraft. Minchia, famiglia di me. Comunque... Porca troia, i miei figli sono scomparsi, minchia, tutti amiamo Spreezer, Minecraft, Spreezer è stata assassinata, Minecraft, l'esperimento è Minecraft, basta bro, per favore, quanto cazzo fai? Ma comunque ho visto un video molto interessante, voglio capire se effettivamente questi contenuti, con 92.000 visualizzazioni, che per un canale da 1.500.000 quasi è praticamente niente, sono effettivamente, cioè, danno effettivamente intrattenimento, non... Vediamo, vediamo pure questo qua. Pirlo. Vabbè. In realtà qualcosa di vero c'è all'interno di questa miniatura. Appunto, io chiuderò il canale solamente per questo video, perché i miei amici dovranno fare le mie veci per tutto il tempo. Quindi sì, una sostanza... Cosa vuol dire chiuderò il canale per questo video, scusa? Senza questo video è una presa per il culo continua a me. Ti tengo a precisare che questo non è un video roleplay, quindi di base è la tigra è più forte del leone. Quindi se sentirete... seguita dalla censura, finite nel fare i paladini del family friendly con la bandierina, ma piuttosto fatemi una c***a di risata. Va bene. Vabbè, vediamo due minuti. Ancora una volta auguro alla fata, ragazzi. Ed oggi siamo qui per fare il tour della casa di Spreezer, ma in versione verde. Se salite, dobbiamo parlare di lavoro. Lavoro? Allora, che cosa devi dirci? No! Basato. Ma comunque... Un attimo, forse c'è il volume di questo qua. Ok. Ma forse è questo, boh, non lo so. Sì, forse era questo qua, esatto. E levati, ok. È caduto il telefono. Comunque, un attimo che mi devo grattare il cavigliino. Lei mo sta cacata. Ok, farei meglio venire con me. Aspetta un attimo, qual è quello che veniva? Ma che be- che è sta cosa? Good boy. Allora, bene, prima questo qua. Allora, prima mi arresta e poi mi immobilizza. Vediamo. Vediamo a schermo intero, va? Allora, cosa abbiamo nell'inventario? Ah, una chiave, un'altra chiave, un... Che cazzo è? Che è un fucile, non lo capisco. Un iPhone 7? Boh, mi pare. È un portafoglio, che sembra più una cartella di Windows, però più scura. Ma comunque, mettiamolo in 1080-60p. Good boy. Ehi, noob, ma che stai facendo? Scusa! Ah, ciao, Spreezer, guarda, praticamente ho trovato un sacco di minerali a casa mia e li sto portando dall'orefice! Ah, ho capito, ma ti rendi conto che hai appena rotto praticamente la strada, noob? Non è illegale una cosa del genere, sciabolette? Ah, no, tranquillo, e poi solitamente di qua non passa mai nessuno! Ah, dici davvero... Noob, ma sta arrivando la polizia! Oh, oh mio Dio, oh cacchio, tieni tutto, tieni tu, prendilo tu! Cosa prendilo io? Noob! Ma che... Oh, sciabolette. Oh no, mamma mia. Sciabolette. Bene. Salve, come sta? Tutto bene? Io non sto facendo nulla, non ho un secco in mano. No. Sì, che succede qui? Nulla, assolutamente. Stavo semplicemente facendo un po' di... farmando un po' di grano, ecco, sì, tutto... Ma che cazzo sto vedendo? Vabbè. Sa, questa è strada pubblica. Oh, strada pubblica! A
mamma mia, non lo sapevo. Pensavo vivamente che fosse un fiume. Non dovevo. Era un piccone quello che avevo in mano. No, era un secchio, però lo rispetto comunque, nel senso... No, era un secchio, nel senso, aspetti. Ok, ora non c'è più il secchio. Senta, non mi metta una multa, ok? E poi non sono stato io, è stato un altro tizio, se n'è andato prima, non l'aveva visto magari No, niente multa. Andiamo a centrale. Cosa? Chi parla così? Scusa un attimo, non è tipo... Vabbè, mi sto veramente facendo... tutti questi calcoli su un video rivolto ai quattrenni, però dico, cioè, perché la poliziotta ha una pronuncia tipo inglese, non lo capisco. Che significa? Ma mi scusi, cosa sta facendo? In arresto? In arresto, ok. No. Si faccia manettare. Ok. Good boy. Come mi ha chiamato? Cringe, zii, mamma mia. Ok. Resti qui, prendo il libretto. Ma non posso andare in centrale. Oh mio Dio, non ci voglio credere. Ok. Ma quando mai nella vita reale... Ma poi mi fa ridere che lui tipo è ammanettato, ma qua c'è la mano del personaggio, però vabbè. Ma quando mai nella vita reale una persona... arresta uno, gli mette le manette, lascia lì. Aspettami qua che devo andare a prendere una cosa. Ok, ragazzi, in questo momento, mi raccomando, in questo momento dovete lasciare like. Arriviamo in questo 5.000, ma veramente così pochi ne chiedi ormai? Cioè, 1.500.000 quasi. 5.000 like, quanti sono? Niente. Ha tipo un tasso di come si chiama, di interazioni bassissime in confronto agli iscritti che ha. Ma non per fare i conti in tasca a nessuno, insomma, però questo video almeno a 5.000 like, proprio così per smanettarmi in questo esatto momento. Cosa? 5.000 like, mi raccomando, in questo momento dovete lasciare like. Arriviamo in questo video almeno a 5.000 like, proprio così per smanettarmi in questo esatto momento. Esattamente, bravi. Ok, stanno arrivando i like. Hey. No, non sta accadendo nulla. Mi sono... Vieni qui. No. Cacchio. Adesso cosa farà, No. Cavolo, sciabolette. No, la prego, non mi mandi in centrale. Non posso andare in galera. Io sono troppo giovane. Sono troppo... Che male. Oh, un cliente. Salamu alaikum, ragazzo. Accomodati pure. Sì. Ma che cos'è questa cosa? Ma che cazzo sto facendo? Che piacere. Vado a chiamare il capo subito. Un altro cliente dal cielo. Oggi Allah me ne ha mandati due. Assurdo. Caffè per te. Vado subito a dire al capo che è arrivato. Grazie. Ci vediamo dopo. Vi porto il menù. Thank you. L'ha preso lui. L'ha ridato. Ma che cazzo sta succedendo? Non so in che situazione siamo, però fidati, io non ho fatto quel fiume, va bene? Cacchio, dice che si sta spammando da solo, tipo qua c'è il libro. Ma tipo messaggi subliminali, tipo comprate il mio libro, proprio nascosti dentro il video c'è un prodotto reale. Questo lo so che magari non è stato fatto apposta, però è una mossa geniale. Io non ho fatto quello. Oppure sì, è stato fatto apposta e quindi è realmente un messaggio subliminale per indurre i bambini a comprare il suo libro. È comunque qualcosa di geniale, eh? Quel fiume, va bene? Sì, è stato un tuo amico, right? No. Sì, è stato un mio amico, si chiama Noob. Solitamente lui si mette a fare queste cose illegali. Si proprio lui. Sì. Stai bene comunque con me in prigione. Cosa? Sto bene con lei in prigione? No, guardi, non pro. Ma è di qua da queste parti? Perché sento un attimo un accento strambo. Strambo? America. Ah, wow, incredibile. Già. Ah, oltreoceano. Che ci viene a fare qua in Italia allora?
non è che c'ha a parlare pure tu così. Fatti capire. O ci parli in inglese o ci parli in italiano. Non è che ci devi parlare con la sua pronuncia. Vabbè. Mi hanno offerto un bel posto di lavoro. Ah, ho capito. Senta, io devo andare in bagno perché... Ma hai intenzione di presentarti prima? Ah, di presentarmi, vuole nome e cognome per la multa che mi vuole fare, vero? Assolutamente sì. No, gliela darò. Comunque, compri il mio fumetto, Graffiti di Friends. Che lo sapevo. Sta dietro di lei. Ok. Oh mio Dio. Non può scappare. Devo scappare invece, devo scappare qua da qualche parte. L'ha guardato tre volte, dopo la terza volta... Ah, quello! Vabbè, ecco, perfetto! Sciabolette! Ottimo, stormo! Sciabolette. Ci sono! Sto scappando! Oh mio Dio! Ottimo, perfetto, perfetto, perfetto! Ok... Oh mamma mia! Oh mamma mia! Perfetto, non mi sta seguendo in teoria, vediamo! Biondino! Sono venuta a prenderti! Oh my God! Oh, it's gone! È scappato! Dove... Ah, da qui! Oh... No, 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 devo scappare, devo scappare. Devo mettermi a nascondere da qualche parte. Oh, qua dentro. Compra il mio fumetto. Non puoi scappare. Oh, mamma mia. Mi stai seguendo. Aiuto. Dov'è? Dove è andato, sciabolette? Non la vedo. È sopra il tetto. Oh, no. Oh, no. Super Mario in real life. Spaghetti. Oh, no. Sei qui? Guarda che non puoi scappare, ti porto in centrale. Oh no, 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 no. Ok. No, oh mamma mia. Biondino. Oh mamma mia, devo scapparmene in qualche modo. Stai zitto, no. Ti sente! Stai non zitto. Mi è mai scappato nessuno, ragazzino. Non sarò il primo. Ok, ok, scappa, 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 scappa. No! Ha? Oh, cavolo, 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 vieni cavolo! Qui. No! I'll get you! No, 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 no! Ciao Pachi, scusami per il cringe, però ho dovuto... Cioè, devo guardare questi contenuti. Ciao Pachi, sto bene, ormai cambio gestione, non so se hai visto l'inizio della live, ho parlato del fatto che ormai il canale è... Oh cazzo, è successa una roba. Ma comunque, ciao, tutto bene, dimmi tu. Nel frattempo io qua faccio partire un po' di cringe perché devo voglio finirla il prima possibile. Una delle puntate più cringe che sto facendo, madonna mia. No, 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 devo scappare, devo scappare. Ma in realtà... Devo cercare una cosa. Devo cercare il punto della copertina. Vabbè, in realtà forse qua l'ho trovato. Questa cosa. Ma che cazzo? Adesso, non voglio usare le maniere forti. Io 12.000 messaggi non letti, compa. Porca troia. Attento, perché tra un po' ti scoppia il telefono. Sei tipo me quando alle medie non avevo tipo la promozione con internet illimitato. Aspettavo un mese prima di riutilizzare WhatsApp e avevo tipo milioni di messaggi mai aperti. Basta, milioni di messaggi mai aperti. E ogni volta che aprivo WhatsApp mi crashava il telefono perché prima avevo una merdina. Ah, dopo un giorno, minchia, allora ho fortunato che 10.000 messaggi non aperti dopo solamente un giorno. Che cazzo è? Mi è arrivata una notifica di Chrome. Ma comunque, Pachi, oggi è una puntata cringe. È da un po' che non faccio live, non so se hai visto, e quindi sto facendo una specie di... L'ho definita puntata... Com'è che l'ho definita? Aspetta. Impegno zero, mi pare. Perché appunto c'è e il canale era un po' inattivo, rischiava di morirmi sul nascere e quindi niente, oggi così. Sì, ho cambiato il nome perché è successa una robetta, ho fatto una sintesi proprio di quello che è successo a inizio live. E se mi segui su YouTube, spero che tu lo faccia, signor Pachi, pubblicherò appunto questo pezzo, questa sintesi sul canale. Minchia. Fai che sono stato sospeso da Twitch con il dottore. Sono già iscritto. Bravo, complimenti. Comunque, ho aperto anche altre... altri social... Ah, cioè, altri social. Ho la pagina Instagram nuova. So che non è Instagram, però comunque te lo devo dire. Se utilizzi il comando link... Per favore fallo perché non ricordo se funziona. Punto esclamativo link...
Teoricamente ci sono i link a tutti i social e tutto il resto. Vedi se funziona. No, tutto attaccato perché sennò non ti fa. Vedi se funziona e poi ricomincio qua con il cringe. Controllo pure io. Ok, teoricamente. A posto. Comunque, mi fa piacere che tu sia passato. Continuiamo con il cringe. Con te. No, please, lasciami stare, non c'entro. I mean, look, there's water everywhere. Lo so che I c'è mean. acqua ovunque, però non posso farci nulla, ok? Non sono stato io, è stato il mio amico noob, solo che tu non mi vuoi credere. Certo, come no. Ed è per questo che ti porterò in galera. Ah, Andiamo. cavolo, ma aspetta, questa cosa prima non c'era, ma l'hai sparata adesso. Friends, mi raccomando, arriviamo in questo video a 6.000 like così che io possa imprigionare la poliziotta. Proprio così, sono Cosa? un Ma pazzo. che cazzo? Mi raccomando, arriviamo in questo video a 6.000 like così che io possa imprigionare la poliziotta. Proprio così, sono un pazzo, ma voglio farlo. 6.000 like adesso. 6.000 like per imprigionare la poliziotta, cioè si sta ribaltando la situazione. Ha una voce di una, ha la voce di una pornostar. Ma perché, Paki, tu l'hai visto il canale di Sbreezer negli ultimi 2 anni praticamente, che è solamente questo. Poliziotta sexy, poliziotta sexy. Piedi. Bulla nuda. E qua come si chiama? Vabbè, questi qua sono. Lui nudo, lui mi spoglia. Addirittura, minchia, sull'ascico. La bulla vampira, e guarda che cazzo di skin c'ha. Dolcetta, fai il bagno con me, ma cioè, porca troia. Qual è il tuo YouTuber preferito? Io non ho YouTuber preferiti da un bel po' di anni. Anche perché non è che tipo entro su YouTube per guardare una cosa in particolare. Io vedo quello che c'è, seguo un po' di persone, non solamente uno in particolare, quindi trovartene uno preferito è un po' difficile. Guarda, se vuoi ti posso rispondere con quelli che ti spuntano prima sulla home di YouTube, aspetta. Che se l'algoritmo di YouTube teoricamente funziona, mi mostra quello che preferisco prima. Allora, mi spunta video di Marco Merrino, estratti da Stuvi, quindi sono spezzettoni di live. Spezzettoni, cosa ho detto? Spezzoni di live. Dunkpods, non so perché lo seguo, però mi fa ridere. È un tizio australiano che fa recensioni su cuffie, iPod e cose così. Vabbè, musica, musica, musica. Pubblicità. Fanapton mi spunta. Bellissimo Fanapton. E alcuni video di Pleasant Green. Vabbè, cioè, alla fine la mia home di YouTube è un po' scazzata, perché passiamo da musica di dubbio genere a video anti-scam, quindi tipo. Boh. No, vabbè, ma lo sto guardando dal telefono, non lo sto guardando da YouTube, qua con la scheda che sto presentando. Più che altro perché sto usando la scheda in incognito, qua, perché voglio vedere appunto le tendenze che mi spuntano senza algoritmo. Infatti, se io vado sulla home qua e non ho fatto l'accesso, come vedi, spuntano. Ma che cazzo è? Vabbè, comunque, spuntano robe che spunterebbero ad un account nuovo o alle persone senza account. Quindi la tendenza, diciamo così. Vabbè, video dei Pantellas. Comunque, mi dispiace per Jacopo. Buonasera. Comunque. Ma questo, scusate un attimo, ma. Sì, dai, diamo soldi a caffè e caso, dai. Per C'è qualcosa. capire se effettivamente quello che c'è nella copertina è nel video. E sembrerebbe di no. Qua c'è un picco. Cosa culo? Ah, vabbè, non niente. Vabbè, in realtà era anche ovvio che non ci fosse la cosa della copertina, però vabbè. Ma comunque, come sta il tuo amico? Paki! Non lo so!
È la cosa che sto cercando di dirti proprio all'inizio. È successa una cosa. Ormai il canale è mio perché sono successe delle cose. Capiamoci proprio velocemente. Quindi non lo so. Non te lo so dire. Spero bene perché non sono colui che pensa, speriamo che muore, però non te lo so dire con... Che cazzo è? Non te lo so dire con esattezza. Mi è caduto il telefono. L'hai rubato? No, l'ho rubato, ma che cazzo? Non l'ho rubato, non l'ho rubato. No. Come no? Get Ciabolette, va in. bene. Oh mio Dio. Oh, ma sembra molto comodo. Oh. Daddy. No, ma io voglio capire, è proprio lui, cioè, l'imputato, colpevole, sospetto, entra in caserma. Ah, minchia, una caserma molto confortevole, effettivamente. Porca troia, manco fossimo in Teddy, we're Svezia. back. Daddy. Ah, bentornata, figlia mia. Ma che è? Aspetti, per quale motivo c'è un padre siciliano con una figlia inglese? Ah, caffa. Non era americana fino a 2 secondi fa? Come che diventa inglese? Comunque il mio youtuber preferito è Mike Shawsha. Mi fa piacere. È da un bel po' che esiste su YouTube ed effettivamente i suoi meriti ce li ha. Fatto picciriddo, na. Mio Che ho padre. Una figlia inglese? Ah, che ha fatto picciriddo, na. Vabbè, questo qua non è siciliano. Aga, ha fatto il picciriddu. Mio padre è italiano, mia madre è americana. Ah, tutto spiega tutto, ho capito. Yes. Salve, io non ho Salve, fatto nulla, salve, cioè, la ciao. sua Ha figlia è sua. costruito un fiume in mezzo alla città, distrutto in mezzo. Ha costruito un fiume in mezzo alla città. La città? Minchia. Ok, dai, tagghi queste manette, fagli mettere il pollice qua, dai. Poi Ah. ci impegniamoci in pronte. Oh. Vabbè, dai, bami. Vabbè, comunque. Vediamo. Smentisco 10 miti famosi su Project Playtime. Cringe Z. Vediamo se effettivamente è qualcosa di Bellina interessante. questa scatola! Ricordiamoci che è in tendenze. Così colorata! Non apritela! Ma perché è sparato comunque l'audio nel massimo? Perché Ma che bellina questa scatola così colorata! Non apritela! urla? È un mostro dell'inferno! Ragazzi, Ma è altissimo il suo audio, ma perché? i creatori di Poppy Playtime hanno deciso di creare una roba! Praticamente prima stavo guardando una serie di Mike Shawsha Horror. Aspetta, e sia lui che io. Mi sto affogando. Sia io che lui abbiamo preso un colpo della Madonna. Che squadra tifi al mondiale? Paghi, non te lo so dire. Non sto seguendo i mondiali. Non lo so. Te lo dico subito, aspetta. Vabbè, qua ci sono tutte le robe, scusatemi. Sai una cosa? Non lo cercherò su Google così, però. Francia? Va bene, allora tifo anch'io Francia, poi che mi fido di te. Vediamo come andrà a finire. Una roba che non sto qui a dire, solo a guardarla non ci dormo la notte, è da 2 giorni che non dormo, ragazzi, da 2 giorni. Non ci dormo la notte, è da 2 giorni che non dormo, ragazzi, da 2 giorni. Si vede, porca troia, c'è un ictus. Ha 2 giorni, non dormo. Ha 2 giorni, cazzo. Aiutatemi per favore, lasciate un mi Sta piace a giocando adesso la questo Francia. video. Allora, Francia, siamo con te. Anzi, iscriviti al canale e attiva la Iscriviti. campanellina, se no questa scatola magica ti sveglia la mattina. Allora, vi spiego quello che è successo. In teoria, Poppy Playtime doveva far uscire un capitolo nuovo. Ma tra qualche mese esce il capitolo nuovo. Per Comunque posso dire abbassare. che, pur avendo il volume quasi al minimo, lo sento fortissimo. Ma com'è sta cosa? Ma tipo l'audio sparato, per non parlare comunque dei colori, c'ha tipo la saturazione. In realtà il suo armadio non è arancione, è tipo giallo, secondo me. Ha tipo la saturazione sparata a mille. Vabbè, qua c'è un creeper, qua c'è Among Us chiuso, qua c'è Among Us aperto, Tempo e anche qualcun altro mi sa. Hanno detto: ma perché non facciamo un gioco con i personaggi di Poppy Playtime che si gioca tutti insieme? Allora, ha usato due cose vecchie in culo.
Sto parlando del fonte che utilizzava Favij proprio all'inizio inizio, e la battuta flashback del Vietnam. Bah, ragazzi, non fa più ridere flashback del Vietnam, ricordi del Vietnam, veterano di... Basta, mi fanno morire veramente dentro queste battute proprio stock. Gran bella idea! Porca troia, ma che è? Porca puttana, che cazzo fa? Mi ha fatto cacare in mano. Gran bella idea! La prossima idea qual è? Andiamo tutti a fare un party alla casa abbandonata di fianco? No, per chiedere! Allora, come vedete, questo è il mio canale YouTube. Prendete il nuovo libro se non l'avete ancora fatto. La Francia stava perdendo e quando mancano 2 minuti alla fine ha fatto gol. Francia, complimenti. Lascio il link di Amazon, i 6 regni della magia. E andiamo a cercare... Non ho capito cos'è che ci lasci del link di Amazon. Ah, il suo libro! Cari, vabbè, tanto tempo. Poppy Playtime, vai! Ma veramente, dopo 1:30 già c'è l'annuncio, dai ragazzi, mamma mia. È facile sentirsi vicini. Basta un tubo. Di Nutella. Basta un tubo. Mamma mia, che emozioni. Ed eccola lì. La bella... Che cazzo gabbia? Ma che cazzo è? Vabbè, la niente. Scatolina magica. Progetto. Ma scusate un attimo, ma perché? Ah, tipo, sopra Gabby, e vabbè, qua il video dello sviluppatore, e vabbè, e sotto tipo Project Playtime Geni Canavar Boxy Boo e Nella Schmatz Poppy Play. Non so che lingua sia, probabilmente è tipo indonesiano, non lo so, perché con sti accenti così. Boom, vabbè. Bella Bungol Ashledar Sisley Tebur Clite al canal Kupranisa ve pratico Yun. Vabbè, non lo so. Comunque, un attimo che c'ho i tuoi messaggi, per qualche motivo ce li ho censurati, però aspetta. Annullato il gol e non Tunisia. Non ho capito. E la Tunisia ha vinto. Fanculo a quel coglione del VAR. Fanculo a quel coglione del VAR. Sono d'accordo. La scatolina magica. Progetto gioco tempo. Progetto. Ah, playtime. Gioco tempo. Ma playtime non vuol dire gioco. Vabbè, dai. E tra l'altro è uscito anche Progetto Gioco Tempo Official Gameplay Trailer. Io sono in ansia, devo vedere queste cose. Ma prima voglio dei leak per Poppy Playtime capitolo 3. Perché iniziamo a smentire un mito. Questo non è Poppy Playtime capitolo 3. Molti mi hanno detto: Lorenzo, è uscito il nuovo Poppy Playtime capitolo 3. No, non è Poppy Playtime capitolo 3. È un'altra cosa. Andiamo a vedere i leak di Poppy Playtime capitolo 3. Il nostro carissimo Botia Games. Vabbè, questo qua è un video fatto così, però porca troia. Pacchi piano, pacchi piano che qua, se no ti risospendono da Twitch, cavolo. Un cacaro, tra l'altro, vabbè, dai. E dai, e mangia. Che cazzo è? Ma che è? E dai, e mangia sterpa. Madonna Quindalina. Ma lascia stare sta pecora, Espi, è comparso un buco nero nel nostro mondo. Che cosa stai dicendo, Luca? Dai, non perdere tempo qua, vieni qua, dai, imboccala. Lascia stare la pecora. Ma perché non mangia? Ma che problemi ha? Madonna, ragazzi, la statua mi fa male agli occhi. No, che gioco tra la sospensione del 20, di, 20, di 48 ore. Fra. Appunto. Piano, che qua veramente ti torna. Ma perché trovo? Io capisco che la saturazione dei colori attiri i bambini proprio a guardare il video. Proprio li tiene fermi a guardare il video perché ci sono i colori belli accesi, belli. Però a me fanno male agli occhi. Cioè, il cielo sparato, veramente. Vieni, cosa mi picchi? Cosa è? È gravissimo, c'ho un buco nero. Ti rendi conto? Dov'è che è sto buco nero? Vieni, guarda. Beh, mi sta seguendo? Vabbè, che è sto buco nero che vanno dietro alla pecora. Che cazzo? Oh, che era brava pecora, brava pecora. Come per copire? Vabbè, Pacchi, non te lo so dire onestamente. Sì, sì, la faccio. Dai, vieni fuori, qua. La faccio fuori questa. Ma dai, guarda. Che... Oddio, ma che cos'è? È veramente un buco nero? Ma questa è lava, ma perché è rossa? Minchia, ma veramente la saturazione è esplosa in sto video? È un buco nero, te l'ho detto! È comparso tipo 3 giorni fa. Ma che è quello? Ma che è lo schifo che esce? Tipo... No, questo non lo so, spero non sia sangue o qualcosa del genere. Ma no, ma sarà ketchup sicuramente. Pomodoro. Sarà... Però è un po' ferroso, sa un po' di sangue sta cosa. Ma che non assaggiarlo, ma che ne sai che è buono. Dai, Guendalina, vieni qua! Oh! Mi ha succhiato! Mi ha risucchiato! Assaggiarlo, ma che ne sai che è Dai, buono. Dai, Guendalina, vieni qua! Oh!
Mi ha succhiato! Mi ha succhiato! Che cazzo di video sto vedendo, madonna mia. Andiamo avanti, dai, che già... Che, zai zitto un attimo, che già qua mi stai cacannami. Ho fatto vedere il Qatar. Fra, no, non dovresti... Ah, insomma, mi è scritto ai Minecraft. Sì, ho Minecraft per PlayStation. Non per PC, yeah. La ruota cibernetica. Riusciremo, ragazzi, a... Che cazzo c'hai in testa? A trovare l'Angel Battle... Stambol giocatori, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Ciao. Ma l'apparecchio, ma... No, niente, niente contro alle persone che hanno l'apparecchio, ma l'apparecchio è vero? Perché contando il cappellino non capisco. Oh, allora come state, ragazzi? Spero tutto bene, benissimo. Allora, nel... Ma se lo scarichi da Happy Mod da PC entrano i virus? Non lo so. Happy Mod? Oddio, Happy Mod l'ho sentito anni fa. Come sito. Non ti consiglio di scaricare cose craccate, ovviamente. Però non ho idea se ti entrano i virus. Evita. Che non si sa mai. Effettivamente ti potrebbero entrare. O usi il launcher originale oppure ti compri la versione tipo Windows 10 che fa cacare, però comunque costa di meno. Nello scorso video, se non l'avete visto andatelo a vedere, avevamo girato la ruota speciale per 3. Perché volevo assolutamente trovare l'ametista, la skin dell'ametista. Ma ovviamente noi siamo sfortunati come non so cosa e non l'abbiamo trovato ovviamente. Fatemi sapere qua sotto chi di voi sa questa skin, perché manca veramente poco e io non vorrei... Sì, perché mai voglio capire veramente una cosa, ma l'apparecchio vero oppure un apparecchio finto, per figura? Ok, ok. Mamma mia, era altissimo. Ok, il mago è bello, non ce l'avevamo comunque, eh. Molto bello, equipaggia. Però, da quello che vedo, non ci sono skin speciali qua. Le migliori, ragazzi, sono le leggendarie. Ok, tre giri. Cioè, queste ruote comunque sono cattive, perché bisogna usare solo le Vabbè dai, volendo per i bambini è un contenuto accettabile, a me fa cacare. Però resta... Oggi sono... Oddio, ma perché sono altissimi sti qua? Porca troia. A me non fa scaricare Minecraft da Google Play, l'ho scaricato da lì. Boh. Beh, che dire. Complimenti, fra. Cioè, dico, io ti sconsiglio sempre di comprare cose, di scaricare cose, soprattutto se originariamente a pagamento gratis da altri siti, perché... Diciamo, non sempre sono affidabili, insomma. Ci sono i siti su cui puoi scaricare le cose craccate, che però, signor Pachi, non si fa, però... Vabbè, cioè, comunque lo fanno tutti, quindi... Però comunque, dico... cioè, ti sconsiglio di scaricare cose, robe gratis da siti discutibili, perché la maggior parte delle volte contengono virus le robe che scarichi, soprattutto le APK di giochi, quindi... Di giochi famosi, quindi... E da un po' che ce l'hanno avuto problemi. Allora, evidentemente era una PK non infettata da qualche cosa. Meno male per te. Oggi su Minecraft i miei amici youtubers sono scomparsi. Beh, sì, hanno dei nomi particolari. Ditemi se notate qualcosa di strano. Dovrei... Noterò subito, però aspetta. Ma Minecraft è crossplaying? Dici, ah, il crossplay? Allora, se lo scarichi originale sì, se lo scarichi craccato ovviamente no, perché è craccato e automaticamente devono disattivare alcune cose per fare in modo di dartelo gratis. E una di quelle è innanzitutto la licenza, e le altre sono alcune funzioni multiplayer. Se non hai la licenza non puoi andare in multiplayer automaticamente. Quindi sì, se lo scarichi originario sicuramente mi pare che può essere crossplay. Soprattutto tra quelli con Windows 10 e la Bedrock, però per il resto non te lo so dire. Per quelli craccati sicuramente no. Emo, io, Buddy e Nico sfidarci nel chi trova per primo i nostri amici youtuber in tre arene differenti. Quindi ne sceglieremo solo tre. Ma questo qua è un gameplay, scusami. Bene, scegliete il prossimo round. Volete andare da Fere, da Marci, da Nico, da Steph Le Magnifico. Vabbè dai, questo qua non è troppo cringe in confronto agli altri, dai. Ah, questo qua l'avevo messo appunto per capire il gioco. Ah, lo stesso di prima, scusami. Come avrete letto dal titolo... Ma è vero l'apparecchio allora?
forse. Dare dei ragnetti proprio così. Che ragnetti! Vabbè. Allora, stavo per dire. Però se lo scaricano tutti e due craccato puoi giocare. Io gioco così con mio fratello. Probabilmente perché avete due versioni con la una pseudo licenza uguale. Cioè, no, allora, non so come spiegartelo effettivamente in modo semplice. Nel senso, se avete entrambi la stessa versione, facciamo finta che la versione da comprare a pagamento sia versione A. Faccio un esempio. Invece la versione B è quella craccata. Se uno di voi ha la versione A e la versione B, non potete giocare. Se avete entrambi la versione B, sì. Probabilmente avrete scaricato una versione che vi permette l'accesso a qualche server, appunto pure craccato, insomma di quelli là gratis che fanno per i giochi comunque che vengono craccati e vengono fatti scaricare gratis. Quindi sì, forse tra craccato e craccato probabilmente potete giocare. Sicuramente cambiano comunque da craccati a craccati, perché non... Cioè ogni sito vi dà una versione differente, non è... come si dice? Non è uguale. Ogni sito vi dà una pick up suo oppure una pick up rubato da qualche altra parte. Però dico, appena entro mi dà Mojang Studios. Grazie che ti dà Mojang Studios. Quella è una licenza. Nel senso, il gioco è lo stesso. Io sto parlando di versioni tipo quelli là per le licenze. La licenza cos'è in poche parole? Senti, metto la cam sulla faccia perché tanto no, qua non stiamo vedendo niente. Ok, allora ti spiego. Praticamente la licenza di un gioco è una specie di file, te lo dico terra terra, che serve a far capire al produttore o semplicemente a te, facendo partire il gioco, che il gioco è legit e che quindi automaticamente tu l'hai comprato. Se io cracco la licenza, il gioco è sempre quello, non è che cambia, è che avendola craccata non l'ho originale. Il gioco è quello, ma non ha la licenza originale. Quindi, cioè, pure che quando lo fai partire ti appare Mojang Studios, è normale, non è che cambi il gioco, la licenza che c'è dietro. Quindi, è normale che ti appaia quello e non altre cose. Ma, mi sa che questa live potrebbe diventare perfettamente una just chatting, quindi... vediamo queste ultime due minchiatine. E poi mi fai tutte le domande che vuoi, signor Pacchi. Vediamo ste quattro cose, ste due cose. Aspetta, lo scrivo. A chi piacciono i ragni? Beh, ovviamente. Whisky ragnetto che sale la montagna, la pioggia lo bagna e whisky cade giù, più giù e poi si risciuga e whisky sale. Ok. Ma questa, allora, la canzone del ragnetto, ragazzi, se vi ricordate in uno degli scorsi video l'avevamo cantata insieme, no? Comunque sia, voi ragazzi almeno. Per favore aiutatemi perché io devo sopportarla tutto il giorno. Lasciate un bel mi piace e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, perché poi vi ricordiamo che la Rebby ha aperto un nuovo canale. Dovete andare tutti ad iscrivervi e super. Va bene, ma io volevo capire cos'è sto gioco esattamente. Ehi ragni, siamo delle formiche. Siamo delle formichine. Ah, scusa, vabbè, ma è una di quelle cacatine fatte per diventare più grossi. È una di quelle cacatine di giochi fatte tipo in 10 minuti con Unity e cose così, perché alla fine di sti endless runner, o comunque di runner che prima o poi hanno la cosa del punteggio, ne esistono milioni, sono tutti lo stesso progetto programmati nello stesso modo, cambiano solamente i modelli praticamente. Proviamo livello 2, oh! Siamo diventati un ragno ancora più grande! Dobbiamo prendere... No! No, Rebby, vedi, è tutta colpa tua! Ho capito, per arrivare ad essere dei ragni sempre più grandi dobbiamo prendere solo i nostri simili! Guarda, ci hai fatto perdere la partita! No, hai perso la partita! Cioè, in pratica, se prendi i ragni più grandi, sì, retrocedi e diventi un ragno più piccolo! Giustamente! Non ci provare proprio! Sì. Non si provare proprio. Dai, posso provare? No. Dai, ma adesso ho capito. Guarda, no, siamo di livello 1. Non mi toccare!
Non mi toccare. Oh, siamo giganti. Questo che ma schifo. Ma oh! Flix it con Flixbus. Vabbè, alla fine volevo solamente vedere sto pezzo di qui. Che cazzo è? I'm a scat man. I'm a scat man. Che cazzo sto vedendo? Ma cosa c'entra questo con Logica de Minecraft? Ma poi non è un video italiano, vero? Qua c'è il russo. Cat nei ponte, fight my cat, the cat. Inglese. It's so cute, cat. Yes. Me waiting for the recroll. Vabbè, ok, ma... contesto? Spagnolo, russo, penso. Portoghese? Di nuovo russo? Ma scusa un attimo, ma perché è nella tendenza italiana questo qua? Esattamente. Ah, beh, non posso andare indietro, vero? Aspetta un attimo, pacchi, ora leggo. Cazzo c'è scritto? Vabbè, traduttore coreano italiano. Sì, ho scritto tutto a cazzo di cane. Ma perché non mi fa coppia? Vedo chi ma i mondiali. Ah, ok. Piace. Vabbè, in realtà questo qua non mi interessa, era giusto per vedere così. Torno un attimo in modalità solo webcam. Avevo sbagliato. Ok, allora. Il signor Paki mi dice, allora scarica la versione che io e giochiamo insieme. Paki, è una cosa un po' illegale, è una cosa un pochino complicatina da fare. Se vuoi possiamo fare un'altra cosa. Scusa un attimo, tu hai detto che avevi PlayStation, no? Non c'hai ancora scritto il... Non c'hai ancora scritto, scusami, è l'abitudine. Ormai il canale è mio. Non hai ancora scritto il tuo nick PSN. Se me lo scrivi ora in chat, se vuoi ti aggiungo. E appena vuoi vediamo di giocare direttamente là. Perché giocare da telefono è veramente una cosa... un po' borderline, per me insopportabile. Non so giocare da telefono, te lo dico prima. Adesso sono 10, che cosa? T'aspetto qua. Per qualche motivo oggi la chatbox... cioè, la chatbox, scusatemi. Per qualche motivo oggi la chat non mi funziona con Streamlabs. Ogni volta metto aggiorna chat... e mi carica all'infinito e automaticamente non funziona il chatbot. Se devo rifare l'accesso, boh, non lo so. Bevo un sorso di monstra. Comunque. Pachino pacchetto. Pachino pacchetto. Signor Pachi. Non so se mi hai sentito prima, quindi te lo ripeto adesso. Qualche mese fa... mi sa che mi devo abbonare perché la pubblicità è un po' troppa. A me va bene. Comunque, mi hai sentito prima, giusto?
Fammelo sapere, che in caso te lo ripeto. Paki? Dimmi se mi senti. Ah, ok, no, dici pubblicità. Ok, allora te lo ripeto da capo. Allora, qualche mese fa, 2 mesi fa circa, hai scritto in chat che avevi PlayStation, no? Non c'hai più scritto il tuo nickname di PSN. A me piacerebbe di più giocare su PlayStation, perché da telefono è una cosa per me impossibile. Non ci riesco a giocare da telefono. Se tu mi scrivi il nome in chat adesso, ti aggiungo e vediamo se... se tipo ti aggiungo e giochiamo direttamente da lì. Perché per me da telefono è impossibile, veramente. È insopportabile. Giocare col touch è veramente... brutto. Abbiamo un problema. Ovvero... la pe è esplosa. Bro, ma che cazzo dici? Vabbè, l'account è salvo, non è che... non è che ti è stato eliminato solamente perché è esplosa. Quindi se me lo dici, il tempo che me ne fate un'altra, nel frattempo ti aggiungo. Almeno. Dopo 7 ore di gioco è esplosa. Perché troia, compa, mi dispiace. Vabbè, se mi dici qua il nickname, lo stesso ti posso aggiungere. Non è che viene cancellato dopo l'esplosione della tua PlayStation, quindi. E allora la PS5 mi aveva dato per il compleanno. Bro, mi dispiace. Non hai la 4 qualche cosa, dico. Non ricordo come... come no? Fra, il tuo nickname era, è vero, è verità. Vabbè, allora niente, facciamo una cosa. Aspetto che te la riparino, perché penso che, essendo che ti è sposato dopo 7 giorni, tu l'abbia rimandata a Sony, che te la ripari pure gratis, quindi non penso ti facciano problemi. Aspetto che te la riparano, o che te ne compri un'altra, o non so cosa avete fatto, quindi penso che comunque la riavrai. Paki, mi stai dicendo una stronzata? Te lo chiedo proprio così, mi stai dicendo una stronzata? La 4 regala... ah, la 4, ok, no, avevo letto la 5, niente, niente, niente. Pensavo avessi regalato la PlayStation 5 a... rotta ad un tuo amico, niente, niente, avevo detto male io. Comunque, vabbè, aspetto che ti ritorna, in qualche modo, e poi giochiamo direttamente alla... quanto ho fatto il live? Un'ora e 14. Ma piuttosto ti chiedo un'altra cosa, oltre alla PlayStation, che già comunque te l'ho detto. Ti sei fatto Instagram nel frattempo? Sarebbe bello se tu cominciassi a seguirmi direttamente pure lì. Anche perché è una pagina, te l'ho detto, nuova. Quindi... non si può riparare proprio la garanzia che finiva dopo... non può essere che la garanzia ti finisce una settimana. Dal regolamento europeo, penso, è minimo di 2 anni. Ma no, forse europeo, forse proprio mondiale. Almeno per chi la vuole applicare. È una... cioè, la garanzia minima è di 2 anni. Ma per tutto, per la maggior parte degli oggetti elettronici, soprattutto le console, la voglia. Se hanno un problema non causato da te, o anche causato da te, ma sotto banco, dico... te la riparano per forza, non è possibile che duri una settimana. Forse quella del negozio dura una settimana. E beh, che ci hai fatto con questa PlayStation? L'hai buttata? Che hai fatto? Scusami. Tipo, ti faccio un esempio. Se l'hai comprata al Media World, all'Unieuro, comunque ad un negozio di elettronica, c'è la possibilità di ritornarla, di ridarla al negozio di 1 o 2 settimane, no?
Ma quella non è la garanzia, quella è un'altra cosa. Quella è un periodo tipo che puoi utilizzare per vedere se funziona oppure no. Dopo che si è rotta la playa, ho guardato quando finiva la garanzia e manca una settimana. Non è possibile che manca una settimana. Cioè, quella forse è quella del negozio. Che tu al negozio la puoi dare fino a 14 giorni, fino a un mese, dipende da negozio a negozio. Ma la garanzia della Sony, che è quella che ha fatto la console, è di 2 anni, obbligatoria per legge. Quindi se tu contatti Sony e gliela mandi, te lo riparano. Tanto non è un danno causato da te. Non penso che in una settimana tu gli abbia dato una mazzata di soba per romperla. Quindi, essendo un problema della console, tu li contatti, ti dicono dove mandarla, ti dicono come mandarla. Tutto a spese loro, quindi tutto ovviamente manco devi pagare niente. Forse solamente la spedizione, ma non penso che sia qualcosa di così tanto eclatante quanto ti può costare 15 euro la spedizione. E quindi niente, gliela mandi, loro te la riparano e basta. Ti consiglio di approfondire meglio la questione perché, dico, comunque una PS5, 550 euro minimo ci devi spendere se hai la versione col disco. Quindi, vedi tu, mandagliela. E nel giro di un mesetto ce l'hai di nuovo bella come nuova. Ma Minecraft craccato non si può giocare da PC? Sì che si può giocare, ma non crossplay. Te l'ho detto, sono due cose completamente diverse. Comunque quello craccato per PC è la Java Edition, quindi a prescindere non potremmo giocare. Comunque su Instagram adesso creo l'account. Bravissimo, mi sei piaciuto. Il link, vabbè, tanto già sai come prenderlo, essendo che te l'ho spiegato praticamente manco mezz'oretta fa. Usi il comando, buonanotte. Se puoi, spammami perché la pagina è nuova e non ho più niente come prima. Quella pagina ha fatto una brutta fine, diciamo così, diciamo così. Un attimo che vedo una cosa qua. Ho un nuovo follower. E qua. A me stesso. Me stesso. Non mi è arrivata la notifica, mi è arrivata adesso. Devo cominciare a mettere qualche contenuto perché sono a 0 post, 0 seguiti e un follower, che sono solamente io. È tra un po' tu se te lo fai. Ma comunque, io faccio altri 10 minuti. E poi se vuoi. Cioè, se vuoi. Faccio altri 10 minuti e se non trovo niente di che, per oggi stacco e organizzo le cose per la prossima volta. Ti devo postare una cosa. Quella pagina ha finito la sua carriera. No, non nella maniera più pacifica, diciamo. Verrà eliminata ufficialmente il 25 dicembre, però tipo non ti posso dire nemmeno smettila di seguire, fai questo, fai quello, perché non si chiama anche più col nome della pagina. Si chiama tipo alalalalala, tutti con le amesse a caso, quindi manco la puoi trovare più, per dire. Quindi, buh. Niente, niente. Tu vuoi fare? Diciamo che 18:35 stacco. Comunque, una cosa, 18:35 stacco. Ti faccio vedere una grafica probabilmente provvisoria che ho fatto per l'inizio, la pausa e per la fine live. Dimmi se ti piace e poi ti risponderò in chat direttamente. È un'immagine che ho fatto in tempo 5 minuti, così, per mettere qualcosa a inizio live. Niente di che. Provvisorio ho detto, probabilmente la cambierò. Ai ai ai. Sono appena reso conto che effettivamente sta iniziando il periodo. Un attimo che arrivo, non. Eh? Se no non mi carica Instagram. Va bene, ci vediamo tra 5 minuti.
Sentiamo, vediamo se entra qualcheduno, qualcheduno. Gli occhiali storti. Queste cazzo di cuffie messe così. Non ricordo se funziona il tag Instant Gaming, provo io. Funziona. Devo cambiare il link anche di questo qua, però per adesso, dato che è valido, lo tengo così. Ho cliccato, aiuto. A cazzo c'ho qua? Niente, era una piccola crosticina che mi sono fatto mentre mi tagliavo questi baffetti di merda. Ai ai ai, che belle giornate comunque, veramente. Ok, ci sono Instagram caricato, vai. Sai come fare ormai per i link? E se non lo sai, basta che leggi sotto di me che... No, qua, sotto di me che c'è la scritta. Bravo Palchi, vedo che impari in fretta. E per il resto, aspetto te, dico l'ultime due cosette. E basta, dico le ultime due cosette e poi... Per oggi ci possiamo salutare. Ai ai ai. Già, fuori non c'è manco più una luce, oh. Un faro, un lampione. Niente, niente. Fatto. Grazie mille, Palchi. Ed è anche per questo uno dei motivi per cui tu sei una delle poche persone che ha il VIP su questo canale. Ma comunque. Allora, ti dico le ultime due cosette e poi per oggi ci possiamo salutare. Ho cambiato... Dato che ormai il canale è mio... le grafiche che c'erano prima, quelle là di pausa, di inizio live, quelle che utilizzavo anche per la fine, che utilizzavo prima, non le posso utilizzare più perché c'è scritto stiamo tornando, siamo in pausa, una cosa del genere, no? Le ho cambiate. Adesso voglio il mod. Per il mod bisogna lavorare un pochino di più, signor Pacchi. Le ho cambiate. E niente, tra un po', dato che finisco live, metto la schermata provvisoria per...
la fine live, dimmi cosa ne pensi in chat e io ti risponderò poi appunto in chat. Cosa devo fare? Non lo so, ancora devo pensarci, dato che di mod per adesso ho solamente me e me. Dico, per adesso non mi servono mod più che altro perché, essendo che entrano poche persone, alla fine se uno scrive qualcosa che non mi va bene in chat, e con cosa che non mi va bene, non intendo un'opinione diversa dalla mia, perché quelle non è che mi interessano. Diciamo cose bannabili, cose così, le posso bannare direttamente io. In caso, appena ti terrò nella lista dei possibili mod, tu non ti preoccupare. Anche perché sei uno dei pochi che alla fine entra e sta un pochino, e saluta e fa così, quindi tu non ti preoccupare, in caso ne terrò conto. Adesso vado a farti pubblicità. Tu sì che sei bravo. Comunque, per oggi mi sa che abbiamo finito. Metto la schermata provvisoria per la fine live. Fammi sapere cosa ne pensi in chat, io ti rispondo direttamente là. Ci vediamo alla prossima, il più presto possibile, si spera.